Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e il canale è Maxi Milk, in questo caso non è le tigri di Roma. Va bene, comunque oggi andremo a vedere come creare una gara triathlon ragazzi. Una gara triathlon, penso sapete tutti che cos'è, una gara che comporta varie discipline. E io in questo caso vi farò vedere come creare una gara triathlon dove si può correre a piedi, diciamo. Allora, in primis, come prima cosa dovete selezionare, ok, nel menu creatore crea una gara, e dovete selezionare la modalità GTA, almeno siete sicuri che vi farà scendere dall'auto quando servirà di scendere dall'auto. Allora, io adesso sto mettendo alcuni punti giusto per farvi vedere più o meno come potrebbe funzionare questa cosa e come svolgerla, insomma. E andiamo a vedere. Allora, il punto fondamentale nel creare una gara triathlon, che comunque può comprendere anche il nuoto, io ho creato varie gare dove c'è anche il nuoto, è impedire il passaggio della macchina, in pratica, con cui si sta correndo in dei luoghi, insomma, e mettere i respawn in maniera tale che se anche il giocatore va a respawnare con l'auto si troverà in una situazione un po' diciamo alla cazzo, nel senso che comunque anche se respawna con l'auto non ci farà nulla. Per esempio, io se metto un punto di respawn in mezzo a questa scalinata, il giocatore non ci farà nulla con questa auto, perché comunque non potrà muoversi né avanti né indietro, e quindi di conseguenza andrà a perdere tempo e rimarrà indietro sulla gara, in pratica. Come ho fatto vedere nel punto precedente, cosa andiamo a fare qui? Invece di mettere, non so, un oggettino piccolo, mettiamo un container che va a limitare l'entrata in questo garage, in maniera tale che il giocatore anche qui sarà costretto a scendere dall'auto e dovrà correre a piedi. Come sapete, questo garage risbuca da questa parte, e quindi in questo caso o possiamo mettere, diciamo, per fregare i giocatori, il punto di respawn, che magari pensano di poter uscire con la macchina, o possiamo anche non metterlo e chiudere in maniera tale questo punto, diciamo, che non si può uscire con la macchina, in pratica, che l'unico metodo per uscire è uscire a piedi. Quindi comunque il giocatore, anche se farà respawnare l'auto come ho detto prima, si troverà in una situazione che se la darà sui denti l'auto, e quindi dovrà continuare a piedi. La meccanica di questa cosa, di creare gare triathlon, è questa. In pratica voi dovete sempre eliminare la possibilità per i giocatori di poter proseguire con la macchina, costringendoli magari con dei punti di respawn o con degli ostacoli a proseguire a piedi, nel senso che se io metto un punto di respawn su un palazzo e poi ci sono delle scalette piccolissime, il giocatore dovrà per forza mollare l'auto o buttarsi dal palazzo o scendere le scale per poter continuare la corsa. Adesso andrete a vedere, solo che io ho fatto una stupidaggine. Comunque vedete che l'auto non entra, vi spiego perché ho fatto una stupidaggine, però comunque sia quello lo dovrete fare in un secondo tempo. Quando andrete a provare la gara dovrete sempre mettervi in condizione da poter fare la gara che avete appena creato, di poterla fare con la macchina, altrimenti il creatore non vi lascerà con la moto, scusate ragazzi, altrimenti il creatore non vi lascerà, diciamo, pubblicare questa gara se non la finirete. Quindi automaticamente dovete fare così, come sto facendo io. Poi se avete domande, necessitate di chiarimenti, me lo dite sotto i commenti e vi dirò più o meno cosa. E niente, in questa maniera potrete completare la gara triathlon, come state vedendo, anche passare in questi punti, anche perché nel creatore non vi farà scendere dalla moto, quindi fate bene attenzione alla difficoltà che userete per creare una gara triathlon. Ragazzi, per questo video è tutto, un saluto da Maxi, al prossimo video, ciao a tutti.